Ciao capitano, vicepresidente dell'Inter, poi mi viene da dire capitano in questo caso perché parliamo prima del Luisito giocatore, no? Zanetti, che era, abbiamo detto, un giocatore gentiluomo, un grandissima classe, un super campione all'epoca quando lo portò Angelo Moratti e vinse tanto, ma soprattutto è interista nel cuore. Sì, buongiorno a tutti, un giorno triste. Per tutti gli interisti, per tutti quelli che amiamo il calcio. Stiamo parlando di in campo un giocatore straordinario. Quando mi raccontavano lui, Giacinto Facchetti, Sandro Mazzola, le partite con gli Independienti in Argentina, delle Coppe Intercontinentali, della Champions, era un grandissimo piacere sentirli, ascoltare tutte quelle emozioni che loro hanno dato a tutti i tifosi interisti. Sicuramente io avevo un rapporto speciale con Luisito perché lui è stato uno dei primi a credere in me per arrivare all'Inter. È stato in Argentina a vedermi con Mazzola, con Angelillo, nella presentazione qui alla Terrazza Martini quando io arrivai, era lui ad aspettarmi. E sinceramente un giorno triste, perché ti lascia al di là di quello che lui era come giocatore, una persona straordinaria. È vero, grande. Noi vediamo, no? Queste immagini, che poi sono molto romantiche, le immagini in bianco e nero della grande classe, eleganza di questo giocatore, però anche nelle dichiarazioni era schietto, sincero, però sempre un signore, elegante, maniera compiuta, diceva quello che era da dire, ma nel modo giusto, no? Elegante dentro e fuori dal campo, un gentiluomo. Sì, elegante dentro, fuori dal campo, uno che quando si parlava di calcio capiva tantissimo, e era molto diretto, come dici te, sinceramente sentire le sue dichiarazioni, le sue manifestazioni anche nei confronti del nostro club erano sempre molto sentite. Credo che questo che lascia Luisito come ricordo, questo senso di appartenenza nei confronti dell'Inter, come lui si sentiva orgoglioso e onorato prima di difenderlo in campo, e poi quando si parlava di calcio, e quando anche, perché lui è stato anche per poco tempo il nostro allenatore, sì. E si vedeva subito come sentisse lui la maglia dell'Inter. Zanetti, avete mai parlato proprio di questo senso di appartenenza? No? Perché alla fine anche Luisito Suarez è rimasto a Milano, e dicevamo prima i colori proprio gli sono entrati nel cuore, come a lei. Come nasce questo grande amore, questo senso di appartenenza così forte a questa società, a questa squadra? Nasce perché l'Inter è famiglia, e credo che Luisito la sentiva proprio così. A me succede lo stesso. Dal primo giorno che sono arrivato all'Inter, la prima cosa che ho sentita è questa qui, questo amore, questo senso di appartenenza, questo senso familiare, questi valori che io condivido in pieno, e sarà sempre un legame molto forte, io lo dico sempre, il legame dei tifosi interisti nei confronti dei giocatori che loro vedono che lasciano l'anima, e che sinceramente sono interista dentro, lo percepiscono subito, e penso che con Luisito succedesse la stessa cosa. Insomma, poi anche il suo ricordo, di vedere queste immagini, quello che ha vinto, quello che ha portato, serve a tutte le generazioni future di tifosi, ma anche di chi viene a vestire la maglia dell'Inter, perché non bisogna mai dimenticare da dove arriviamo, no? Il passato. Mai. E quando io arrivai all'Inter, tutti mi parlavano, loro stessi, della grande Inter, dell'Ennio Herrera, di tutti questi grandissimi campioni che hanno fatto la storia, e hanno scritto delle pagine importantissime per il nostro club. E uno quando vede questo, subito si rende conto a che società arriva.
e penso che per tutte le generazioni parlare della grande Inter sia una cosa doverosa per quello che hanno rappresentato per il club e per i tifosi interisti. E siamo sicuri che così, insomma, Luisito Suarez sarà eterno, come tutti i giocatori, quella grande Inter, ma in modo particolare lui, proprio per questo legame che ha sempre mantenuto. Zanetti, grazie per essere in questo ricordo. Grazie a voi, un abbraccio forte a tutta la famiglia di Luisito.